Eccoci qui. Allora, buonasera a tutti. Dunque, io oggi vorrei condividere con voi alcuni passaggi su un concetto che rappresenta anche un principio imprescindibile affinché un'analisi possa non solo iniziare, ma anche procedere, soprattutto in riferimento alle coordinate etiche che sono alla base della capacità di compiere degli atti e quindi dell'individuazione e della scelta soggettiva. Si tratta del giudizio e dei modi con cui, attraverso di esso, si procede in un'analisi, sia dal punto di vista dell'analista, sia dal punto di vista dell'analizzante. Etimologicamente il giudizio si riferisce a iudex, giudice, che a sua volta deriva dall'unione di ius più dex, dicere, cioè colui che dice, colui che si pronuncia sul diritto. L'attività del giudice, quindi, non può prescindere dal rapporto con la legge e con l'attività di applicare la legge ad ogni fatto da lui accertato. Ne consegue quindi che giudicare di per sé è un atto. Bisogna distinguere però l'atto del giudicare dall'atto che il giudizio sostiene. Il giudizio etico sostiene l'atto, il giudizio patologico lo nega. E nel campo della psicopatologia, se seguiamo la quadripartizione nosografica proposta da Perrella, possiamo osservare che la posizione soggettiva rispetto all'atto è tale per cui il giudizio può essere forcluso, denegato, sconfessato o rimosso. La direzione che oggi vorrei dare rispetto al giudizio e alle limitazioni del giudizio nel campo della patologia riguarda la prospettiva di avere all'orizzonte l'unica modalità di accettazione del soggetto, il dir di sì, la Beziehung, di cui parlava Freud. Ogni patologia include sempre un riferimento essenziale ad una verità e la psicopatologia stessa si manifesta come l'effetto di un ostacolo incontrato nel corso della formazione del soggetto, a cui egli stesso cerca un modo per farvi fronte. È questo uno dei compiti essenziali a cui un analista è chiamato: custodire sempre lo spazio affinché la Beziehung possa emergere come scelta soggettiva dell'analizzante. Per far questo, l'analista deve avere chiari molti aspetti che riguardano il dispositivo analitico e sapere come intervenire a seconda del modo del dir di no che il soggetto ha investito nella sua determinazione patologica. La scelta soggettiva nella patologia non si compie una volta per tutte. Ciascuno, se lo vuole o se si trova in situazioni possibili e favorevoli, può concedersi di riaprire quello spazio di esperienza che a mio parere riguarda sempre il richiamo di quella coscienza preliminare alla presa di coscienza linguisticamente determinata. Quando parlo di coscienza preliminare, mi riferisco a quel tipo di coscienza che costituisce di per sé una sorta di stadio preliminare alla coscienza linguistica. È quella dimensione dell'essere a cui si riferisce Margaret Mahler quando indica che il bambino non è determinato dalla patologia in modo automatico e condizionato solo dalle insufficienze dell'amore dell'altro. Ma di fronte ad esse, egli interviene con una libera scelta, una libera decisione. In che modo? Riconoscendo che l'oggetto del suo amore possa essere degno o meno di essere amato. Questo riconoscimento, prima ancora che essere linguistico, si radica nel senso, attraverso una coscienza preliminare che interviene prima del linguaggio e si esprime attraverso la percezione, il dolore, l'angoscia, il piacere, la gioia. E attraverso di esse il bambino si orienta, regola la sua esistenza e sceglie di porsi rispetto all'amore che l'altro esprime per lui.
In questa dimensione della coscienza preliminare, il bambino è libero di giocare, di provare piacere e di esprimersi nel senso che precede e rende possibile la significazione, come specifica Perrella nei suoi testi. E il bambino può scegliere di avanzare nel processo di individuazione a partire da una relazione di fiducia dell'altro, dell'amore, o può scegliere di rifiutarlo o ignorarlo quando l'altro risulta per lui indegno di essere amato. Ora, questo atto il soggetto lo può compiere nel corso della sua vita tutte le volte che decide o sceglie di riformulare la sua scelta rispetto all'altro, alla vita, oltre la patologia. E questo non può avvenire se non attraverso il recupero di quella coscienza preliminare alla coscienza linguistica, la sola che può radicare il soggetto nel registro del senso. Tutte le volte che noi decidiamo del nostro destino o decidiamo di ribaltare il nostro destino, siamo in questo registro. Per questo è importante che un analista abbia ben presente questa dimensione dell'atto, e che quando si pone nella conduzione di un'analisi sappia situarsi rispetto all'essere. Di che giudizio si tratta quando un analista ne deve formulare uno in riferimento a colui o a colei che lo va a trovare per iniziare un'analisi? Indubbiamente si tratta di un giudizio clinico, in quanto un analista non è né un giudice né un prete. È un giudizio diagnostico che non riguarda solo l'altro dell'analisi, ma coinvolge l'analista nella sua soggettività. Egli stesso è coinvolto nel giudizio che esprime. Chi sono io per lui, per l'analizzante? È la domanda che l'analista si pone perché da questo punto si struttura il transfert. Ma chi è lui per me? È un'altra domanda assolutamente essenziale che è giusto che l'analista si ponga. Considerare questo aspetto gli permette di comprendere in che cosa l'altro lo implica, cosa tocca rispetto al suo essere, cosa chiama in causa per l'analista la domanda dell'altro. È per questo che Lacan sottolineava che la resistenza in analisi è sempre solo dell'analista. Ed è a partire da queste premesse che si può comprendere il senso del giudizio diagnostico. Formulare una diagnosi il più possibile corretta permette all'analista di potersi orientare rispetto ai propri atti nella conduzione di ogni analisi. In definitiva, una diagnosi serve a guidare l'analista nei propri atti anche al fine di consentire al soggetto di aprirsi alla possibilità della giustezza dei propri. Per questo una diagnosi non può presumere di affermare niente sull'essere del soggetto riguardo alla sua singolarità e alla sua unicità. Nella patologia nessun individuo potrà mai individuarsi, anche se la scelta patologica può rappresentare l'unico modo possibile per non soccombere completamente allo svuotamento di senso che si profila tutte le volte che il soggetto si scontra con una posizione soggettiva di rifiuto dell'altro, dell'amore. L'arte diagnostica è l'arte del giudizio, sottolinea Perrella nel mito di Crono, e deve sapersi limitare a ciò che è chiamato in questione in una situazione concreta, quella e solo quella che si può determinare in una domanda, la domanda d'analisi. Il giudizio è strumentale e mai assoluto. L'atto diagnostico diviene quindi un supporto dell'operazione analitica, che possa avere un valore prognostico e che rispetti il principio della precedenza diagnostica, come Perrella ha indicato nel libro Per una clinica delle dipendenze, secondo il quale è sempre bene privilegiare il riferimento diagnostico ad un momento patologico più precoce, che di conseguenza rende inessenziale ogni riferimento ai momenti successivi. Per esempio, tra una psicosi e una dipendenza è senza dubbio la prima a determinare in modo più essenziale la patologia del soggetto e quindi anche la modalità dell'intervento dell'analista. Vediamo il discorso a questo punto dal punto di vista appunto dell'analizzante,
delle quattro categorie nosografiche. Allora, intanto partiamo dal presupposto che tutte le patologie sono limitazioni nella capacità di agire e di decidere e quindi riguardano problemi etici incontrati nella formazione in quanto percorso di individuazione. I quattro modi del dir di no da cui si strutturano le difese si riferiscono sostanzialmente al modo con cui il soggetto si pone di fronte al giudizio. E questo modo riguarda dell'amore dell'altro con cui il soggetto nella sua storia si è trovato a fare i conti. L'aspetto essenziale quindi non riguarda l'amore, bensì una sua limitazione, un limite dell'amore dell'altro. Il punto cruciale si verifica proprio quando il soggetto incontra l'atto patologico dell'altro, un atto distorto, fallimentare o insufficiente rispetto alla sua giusta posizione etica. È proprio nell'incontro con l'atto patologico dell'altro che il soggetto rischia di cadere in un inciampo formativo, che poi si trascinerà nei tempi a venire, soprattutto se questo avviene in uno dei momenti cruciali della sua formazione soggettiva. Allora, vediamo anche un po' velocemente cosa succede in ciascuna categoria diagnostica. Allora, nelle psicosi, per esempio, ci troviamo di fronte ad una forclusione dal giudizio, la Verwerfung, che è il più arcaico dei meccanismi di rifiuto. Esso consiste nel non ammettere al giudizio il nome del padre, che secondo la formula lacaniana è sempre nel discorso della madre, nel non riconoscimento del valore legale della parola paterna. Nella forclusione il giudizio viene rifiutato e quindi non viene affatto formulato. Le porte del tribunale in cui il giudizio dovrebbe essere pronunciato rimangono chiuse e la significazione forclusa non giunge nemmeno davanti al giudice. C'è un escludere, un rigettare la possibilità di dar senso ad una determinata significazione, in questo caso il nome del padre, che non è altro il nome dell'amore. Uno psicotico quindi non può fare esperienza diretta e non contraddittoria della paternità. Una madre che forcluda il nome del padre comporta immediatamente che rifiuti di amare il figlio come soggetto distinto da se stessa, dal momento che il nome del padre in definitiva non è altro che il rappresentante dell'amore nel registro della significazione, fonte della legge, riconoscimento dell'alterità. Si tratta di un amore cieco che non ammette nessun distacco, nessuno spazio simbolico al discorso di un principio legale. Il figlio, di fronte a questa contraddizione, finisce con l'adottare nei confronti della madre la stessa posizione conclusiva che questa ha nei confronti del padre. Egli, pur rifiutando il dramma di non essere riconosciuto come soggetto distinto dalla madre, nello stesso tempo non formulerà questo giudizio, in quanto per poterlo fare dovrebbe essere già in grado di fondare la propria esistenza a prescindere dall'amore dell'altro. Qui si capisce chiaramente che se ci fosse un intervento di una funzione legale, questo potrebbe procedere oltre. La crisi psicotica, quindi, è l'unico modo che rimane al soggetto per salvare la sua individualità dallo schiacciamento della significazione. Il delirio tenderà a rimediare alla lacerazione di fondo in cui consiste la psicosi. Quindi, in definitiva, qual è il limite dell'amore dell'altro che il soggetto forclude? È proprio quello che fa negare alla madre la stessa separazione anatomica tra il corpo del figlio e il proprio. E d'altro canto, il padre si pone in modo così assoluto da impedire che la sua funzione possa realmente svolgersi. Nelle dipendenze ci troviamo di fronte alla denegazione, la Verneinung, che corrisponde a un degiudizio, cioè vale a dire ad un giudizio che nega la possibilità stessa di formularne uno. Il tribunale dichiara il non luogo a procedere nel quale a venire negata è la capacità del giudice, quindi del soggetto, di potersi esprimere in proposito. È come se il tribunale dichiarasse, che il fatto non sussiste, non c'è punibilità.
Si tratta quindi di un de judicio nel quale a venire negata è la capacità del soggetto di esprimersi in proposito all'oggetto del giudizio. Il giudice si nega la possibilità di formulare il giudizio. In questo stadio evolutivo rispetto a quello delle psicosi, invece, la legge esiste ed è ben nota, ma è ritenuta del tutto incapace di avere effetti concreti. Chi dovrebbe attuarla si pone in una sostanziale e radicale impotenza. Questo per chi, diciamo, è pratico nella clinica delle dipendenze lo può constatare tutte le volte, per esempio, soprattutto quando si trova a parlare con i padri dei soggetti dipendenti, che appunto si trovano in questa posizione che appena ho descritto, mentre nella madre il limite dell'amore viene espresso nel mettere il figlio al posto del proprio ideale, scartandone la sua vera individualità che si esprime e si manifesta a partire fin dal suo statuto corporeo. Per questo il corpo nei soggetti dipendenti è ridotto sempre a divenire una mera immagine priva del riconoscimento del suo statuto concreto. Il dipendente è un soggetto a cui non viene riconosciuto il diritto di vivere, ma solo la falsa immortalità dell'ideale. Nelle perversioni. Nelle perversioni ci troviamo di fronte alla sconfessione, la Verleugnung. Siamo già a un periodo più o meno che va dai 25 ai 36 L'ho mesi. scritto su. Sì, ma E così stavo comporta. ritoccando e ci ho rotto e basta. E Ma poi è c'è. E comporta che un giudizio viene per un verso formulato in termini di riconoscimento del suo oggetto. Qual è la formulazione in questo caso? Si tratta, per esempio, di riconoscere la mancanza del pene nella donna e quindi per il bambino nella madre. Ma nello stesso tempo, per un altro verso, il giudizio è misconosciuto, cioè non è fatto valere e rimane privo di conseguenze. Questo avviene perché un altro tribunale esprime il giudizio esattamente contrario, in quanto il giudice si sottrae a questo riconoscimento, come se esso non fosse mai stato effettuato. In questo caso è il giudice stesso a dividersi, continuando ad investire entrambi i giudizi, come se fra questi due non ci fosse nessuna contraddizione. Nella sconfessione è il soggetto che si divide in due, un soggetto che non sa e che accetta la realtà della castrazione e un soggetto che invece sa benissimo cosa vuole, cioè realizzare il suo fantasma. Di fatto, in questa dimensione, il soggetto supposto sapere è il soggetto del fantasma, quindi il soggetto perverso. Nella genesi delle perversioni, quindi, qual è il limite dell'amore che il soggetto sconfessa? In realtà non è la mancanza del pene nel corpo materno, più di tanto, quanto piuttosto il fatto che il figlio è ridotto ad essere l'oggetto del desiderio sessuale. E questo è il vero punto di orrore. La supposta mancanza anatomica materna produce sul figlio quindi un effetto traumatico che giustifica la sconfessione della realtà di questa mancanza. Il figlio quindi diviene assolutamente necessario perché viene ridotto a oggetto di cui godere, oggetto sessuale. Il limite dell'amore dell'altro in questi casi si manifesta nella riduzione dell'amore a desiderio sessuale, cioè dove il soggetto viene del tutto cancellato e assorbito dall'altro. La madre di un perverso concepirà la propria relazione con il figlio come un'occasione per il diretto e immediato del proprio desiderio sessuale, un desiderio che, per esempio, il padre non è stato in grado di appagare. Di conseguenza, nella perversione, il soggetto quindi si difende offrendo alla madre un corpo sostitutivo, quello della vittima della seduzione perversa. Nell'atto perverso, una vittima quindi viene offerta al godimento dell'altro idolatrato. E la formazione del feticcio consente di avere invece accesso al desiderio sessuale, cioè di compiere l'atto sessuale, senza correre il rischio di scomparire in tale godimento.
In altre parole, il feticcio rappresenta quel limite che il soggetto pone tra sé e l'altro materno. La perversione, in fondo, è, come questo è un punto importante che Perrella ha messo in evidenza nella clinica delle perversioni, è la sconfessione dell'amore, la negativa dell'amore, è una forma estrema e capovolta dell'amore. In questi casi il padre di solito è complice della madre oppure è a sua volta in una posizione esplicitamente perversa. In altre parole, la legge che il padre dovrebbe garantire nella sua funzione e nel suo fondamento è adoperata contro il suo spirito. Lo spirito della legge, lo ricordiamo, è la giustizia. Nelle nevrosi. Infine, nelle nevrosi ci troviamo di fronte alla rimozione, la Verdrängung. Qua ci troviamo già in un periodo evolutivo dai 37 mesi in poi, che ha a che fare con una sorta invece di archiviazione del giudizio formulato. Qui il giudizio è formulato effettivamente, ma il suo contenuto viene spostato. Il giudice dimentica quale giudizio ha pronunciato. I meccanismi della rimozione sono identici a quelli del linguaggio, in quanto coincidono perfettamente con, per esempio, la condensazione, la metafora, lo spostamento, metonimia, per controinvestimento. Un oggetto di giudizio, una rappresentazione, quindi vengono sostituite con un altro oggetto di giudizio o rappresentazione. Qui il limite dell'amore dell'altro si traduce nel rendere il figlio come la compensazione dei propri insuccessi nella vita e nell'amore. La madre di un nevrotico penserà alla propria relazione con il figlio come ad una sorta di compensazione della sua vita amorosa, mentre sul versante paterno il padre sa bene che dovrebbe svolgere la sua funzione, lo sa ma non lo fa. Oppure lo fa con atti contraddittori rispetto al concetto stesso di paternità. Tuttavia, lascia aperte delle speranze, lascia aperto appunto un orizzonte. Più che altro, egli si difende da un'angoscia, cioè dall'angoscia che appunto lo metterebbe di fronte all'assunzione della funzione paterna. Funzione che appunto implica l'accettazione della propria morte come condizione etica del vivere. In conclusione, in riferimento a quanto espresso all'inizio di questo intervento, è bene sottolineare che questi modi del dir di no presuppongono che ci sia un principio all'inizio della vita in favore della vita stessa. Molto spesso noi attraversiamo soffrendo, subendola, e l'analisi parte dal presupposto che qualcuno si ponga in questione, cioè che qualcuno si ponga una questione rispetto al proprio dolore e che riesca a recuperare quel principio di senso che diventa un punto fondante su cui poter agire. Questo ritorno è un recupero di un principio che ha dato vita all'esistenza di ciascuno di noi, dove il percorso di individuazione è tale nella misura in cui a un'espansione esistenziale corrisponda una connessione all'elemento originario. Il ruolo dell'analisi può essere quello di far sì che ci sia una rivelazione rispetto a questo principio. E che altro è se non ciò che anima, e sottolineo anima, il desiderio che nell'atto si manifesta. Ho chiuso. Bene, molto bene. Come è già capitato, naturalmente l'intervento della Civita contiene un sacco di cose che meriterebbero di essere riprese, ma tanto per cambiare non possiamo farlo. Comunque sul giudizio qualche piccolo riferimento credo che lo farò poi nella mia esposizione. Allora, e ricordate che quando abbiamo iniziato a leggere alcuni scritti di neuropsicologia,
Vi ho detto che questa cosa poteva essere utile dal punto di vista della psicanalisi, anche perché poteva consentire una sorta di sguardo diverso dal punto di vista della metapsicologia. Se ci fate caso, la metapsicologia di Freud, come quella di Lacan, che possiamo ammettere soltanto tra virgolette, perché Lacan i suoi schemi logici non li ha mai definiti metapsicologici, danno una descrizione della soggettività e della divisione del soggetto che è chiaramente, essendo uno schema grafico, una sorta di schematizzazione immobile. Necessariamente, perché per registrare un movimento ci vuole una macchina da presa, non basta una fotografia. La metapsicologia, in fondo, è come una carta geografica che ci dice in piccolo dove stanno le varie regioni di cui ci occupiamo. Allora, dalle considerazioni che abbiamo fatto sul libro di Tononi e Edelman e da altri testi di neuropsicologia, abbiamo visto in realtà che il funzionamento per esempio, della percezione, della memoria, del pensiero, eccetera, eccetera, è molto più mobile che nello schema freudiano della traccia amnestica, perché la traccia amnestica è in sostanza una scrittura. Per Freud la traccia amnestica persisterebbe, come sulla carta geografica c'è scritto Roma, Milano, Canicattì e così via. E tuttavia, dalla ricerca neuropsicologica, nonostante gli elementi assolutamente interessanti che mi sembra di averci trovato, non possiamo trarre nessun elemento che possa essere utile a rispondere alla domanda chi sono oppure chi agisce. In altri termini, non ci aiutano a capire chi è il soggetto, il pinco pallino, l'individuo che per esempio ci viene a trovare per fare una psicanalisi. Ma la psicanalisi scinde questa unità in inconscio, preconscio, coscienza, superiore e così via. Allora, la domanda chi sono o chi siamo e la domanda chi agisce naturalmente sono orientate in modo diverso. La domanda chi sono è sul versante ontologico, mentre la domanda chi siamo è sul versante etico dell'atto. Mentre la metapsicologia è necessariamente, in quanto schema logico, sul versante ontologico, perché l'atto non è schematizzabile, se non in quanto incluso nell'ente, come proprietà dell'ente. Ma ciò che è proprietà dell'ente non è un atto, è piuttosto una proprietà dell'ente, una proprietà ontologica. In realtà io, prima di preparare questo seminario, avevo fantasticato di fare uno schema metapsicologico, ma poi mi sono reso all'evidenza del fatto che l'atto non si può schematizzare graficamente. E cioè non c'è la cinepresa che ci consenta di registrarlo.
se non la nostra coscienza quando compiamo un atto o quando qualcuno lo compie nel nostro orizzonte percettivo. E allora, evidentemente, se fosse possibile costruire una metapsicologia dell'atto, dovrebbe essere ontica e certamente non ontologica. Sulla differenza fra ontico e ontologico, naturalmente, rimando a Husserl e compagnia bella. Nello schema di Freud della prima topica, in realtà ci sono delle freccine che sembrano indicare, in quanto vettori, qualcosa come uno spostamento di energia. Per esempio, le freccine che indicano dal mondo esterno al polo percettivo o dal soggetto al mondo esterno attraverso la coscienza e la motilità. Tuttavia, Freud tende a credere che nella nostra mente, dico nella nostra mente, non dico nel nostro cervello, ma qui dove finisca l'una e incominci l'altro è discutibile, non si capisce chiaramente né in Freud né nella neuropsicologia. Ci siano delle tracce permanenti, appunto le tracce amnestiche, che sarebbero ontologiche e non ontiche, perché se fossero ontiche non sarebbero delle tracce. Eppure tutta la psicanalisi è fondata sulla trasformazione. E il punto è che, come dicevo poco fa, secondo la psicanalisi, che cosa siamo? Siamo divisione. E quindi la domanda chi sono, la domanda chi agisce, non si pone. La psicanalisi si occupa, casomai, dell'inibizione all'atto, del sintomo, e il sintomo sì è descrivibile in termini metapsicologici, in termini grafici. E tuttavia, nella psicanalisi è sempre esistito un fattore etico relativo all'atto che è assolutamente fondamentale, per cui se noi escludiamo dalla psicanalisi l'atto psicanalitico, non ci raccapezziamo assolutamente niente di quello che succede nell'esperienza della psicanalisi. Quindi una metapsicologia eventuale dovrebbe essere etica, e tuttavia l'etica non è schematizzabile. Naturalmente la domanda chi sono può rispondere soltanto colui che se la pone. E in altri termini, è solo chi ha coscienza, per quanto una coscienza molto parziale e sbrindellata, e può tentare di dare una risposta a questa domanda che non sia la risposta del sintomo, perché il sintomo è in qualche modo una risposta a questa domanda, una risposta che prende corpo, per così dire, nel reale del disagio. Allora, però, se ci facciamo caso, la do domanda chi sono ha qualche cosa in comune, qualche cosa comune,
rituale cristiano che si chiama la confessione. E, per esempio, le confessioni di Sant'Agostino sono un grande documento essenziale di questa domanda, perché dalla prima pagina all'ultimo Sant'Agostino non fa altro che chiedersi questo, no? Chi sono? Perché parla di se stesso, della sua formazione, della sua vita e così via. E dà una risposta perché dice: io sono errore, sono mancanza, colpevolezza, se non in quanto c'è un elemento di assoluto che mi si è rivelato, quindi un altro con la più maiuscola di così non potrebbe essere, che mi guida. Allora, la coscienza che per effetto della confessione si pente, è quella che i greci chiamano la metanoia, è tuttavia una testimonianza sia del fatto che la coscienza non è padrona in casa sua, sia del fatto che però è sempre possibile, nonostante questo limite che ciascuno riscontra in se stesso, continuare a porsi la domanda sull'atto. Qual è la fonte dell'atto? Da dove viene e chi lo compie? Domanda difficile, a cui nella neuropsicologia né nessun'altra scienza potrà mai tentare di dare una risposta. Soltanto la fenomenologia potrebbe fare questo, e poi di questo però parleremo la prossima volta. In altri termini, nella dimensione della confessione, l'unica risposta a questo chi sono è: io non coincido con me stesso, io non basto ad agire giustamente, se non interviene un altro che fa da guida in questo atto. E ben inteso, se noi uomini d'oggi potessimo rientrare in questo tipo di risposta, quella di Sant'Agostino, è del tutto evidente che la psicanalisi non sarebbe mai nata. E del resto non è un caso che la psicanalisi l'abbia inventata un ebreo e non un cristiano, ma questo è secondario. Tuttavia, dal libro di Edelman e Tononi, alcune conseguenze le possiamo trarre. Provo ad elencarle. 1. I processi non consci, o perché non possono diventarlo perché lo sono di fatto, e sono in quanto sono in attesa di diventare consci, sono quasi tutti i processi psichici. Cioè la coscienza non è che un elemento molto ridotto dell'attività, loro dicono, cerebrale. 2. L'inconscio per il funzionamento della coscienza è solo descrittivo delle neuroscienze. E, per esempio, in Edelman e Tononi non troviamo traccia delle formazioni dell'inconscio, per esempio, dell'inconscio nel senso freudiano, della rimozione, eccetera, della sconfessione, della forclusione e così via, di cui parlava prima Scevitaro. 3. La percezione non è solo accoglimento, quindi non è un fattore passivo, ma è una attività. E quando loro dicevano, ricorderete che noi in qualche modo ci inventiamo la realtà, segnalavano questa funzione dell'atto percettivo.
Quattro, quasi tutto nella psiche è attività. Quindi la traccia amnestica in realtà non è altro che l'attività di alcuni neuroni, dicono. Cinque, comunque l'attività del cervello è per la coscienza sempre totalmente inconsapevole. Nessuno in quanto essere vivente ha la più pallida idea di come funzioni la sua mente. È per così dire un inconscio strutturale che non ha nulla a che vedere con la rimozione, con il non volerne sapere. 6. La coscienza ci viene descritta come una integrazione dell'informazione. Ricordate che ne abbiamo parlato la volta scorsa. E tuttavia questa integrazione produce qualcosa che non c'è prima dell'integrazione, vale a dire la coscienza, il noi. Ed è piuttosto bizzarro per una descrizione scientifica, no? Che dovrebbe fidarsi sulla matematica, e però in questo caso diventa puro neoplatonismo, perché dire che dall'integrazione dell'informazione viene qualcosa che è in più e che non è affatto informazioni o solo informazioni, no, non funziona con l'aritmetica, tradizionale. Quindi, settimo, la coscienza implica la vita, è un'organizzazione materiale molto complessa, tanto che solo gli esseri umani, tutto sommato, hanno una coscienza che si interroga su se stessa. Beninteso, può anche essere che qualche animale ce l'abbia, però non potremo mai saperlo perché gli animali non ce lo possono raccontare. E quindi la funzione del linguaggio è del tutto fondamentale per strutturare la nostra coscienza. Tutti gli animali, persino le piante, hanno qualche coscienza di esserci, però non possono dirselo, non possono formulare un giudizio, come diceva prima Finn. Otto. Direi che non è però il cervello a interrogarsi su se stesso, è piuttosto la coscienza che lo può fare. E la coscienza e il cervello sono due cose diverse, perché la coscienza è questo in più dell'informazione integrata. La coscienza, in fondo, è il risultato dell'integrazione. Il cervello, in quanto tale, vive in beata ignoranza di se stesso, come tutto il resto del nostro corpo, se non perché noi pensiamo di averne uno. Cioè, non è che il nostro fegato, il nostro intestino, il nostro cuore, i reni, la trapesca abbiano qualche coscienza di se stessi, però funzionano per svolgere la loro funzione in modo, bisogna dire, abbastanza efficace, anche se tutto sommato non troppo duraturo. E questo è il prezzo che tutti gli esseri viventi pagano al secondo principio della termodinamica. E vedete che nel prodursi della coscienza, cioè in questo fattore fenomenologico, o se volete neoplatonico, per cui e questo in più rispetto alla somma dell'informazione si produce, per così dire, liberamente. E questo in più non ha a che fare con le singole cellule o con la somma di tutti i 3 miliardi e mezzo circa di cellule che compongono il nostro sistema nervoso.
9 e ultimo, dopo la smetto con l'elenco. E per avere coscienza non basta percepire quello che circonda il percipiente, ma bisogna anche che il percipiente si percepisca come un elemento del mondo. Insomma, bisogna che abbia una qualche rappresentazione di se stesso. Noi esseri umani, in quanto parlanti, abbiamo grandemente amplificato questa cosa, ma è del tutto evidente che anche un cane, un gatto, uno scarafaggio hanno qualche coscienza di essere se stessi come individui. Allora, vedete che tutte queste indicazioni in cui ho cercato di riassumere queste letture non contribuiscono molto al farci fare una terza metapsicologia che sia un po' più puntata sull'atto di quelle degli schemi di Freud o degli schemi di Lacan. Perché è per un motivo strutturale. Perché se fosse possibile dare una forma spaziale all'atto, l'atto sarebbe una proprietà dell'ente, quindi non sarebbe più un atto, quindi una schematizzazione dell'atto non è possibile. Dobbiamo mettercela via. E fra l'altro bisogna dire che in effetti la coscienza, pur essendo cosciente di se stessa, e come una parte del mondo, quindi dandosi in quella necessaria divisione da sé, che poi nella psicanalisi porta il nome di narcisismo, in quanto meccanismo di alienazione fondamentale dell'individuo, la coscienza, tuttavia, prende per oro colato tutti i propri dati. Insomma, la coscienza non è affatto cosciente di non sapere un fico secco del mondo. Perché tutto ciò che sa dipende solo da se stessa, come nella sensazione. Noi non vediamo la luce, ma la costruiamo nella nostra coscienza in base a un complicato meccanismo che include non solo un elemento mondano, i fotoni o le onde elettromagnetiche. I fotoni e le onde elettromagnetiche senza dubbio esistono, ma noi non li vediamo così, noi vediamo la luce come qualcosa di luminoso, una sorta di aura che circonda tutto ciò che constatiamo, tutto il mondo. Noi vediamo le stelle perché vediamo la luce che è. Emana, ma la vediamo luminosa noi. Non è detto che i fotoni siano luminosi per chi sarebbero luminosi, se qualcuno non avesse gli occhi per vederli. Quando noi non esistevamo, 100 anni fa, 1000 anni fa, la luce c'era, ma noi non ne sapevamo assolutamente niente. E allora sta di fatto che la coscienza è nel mondo perché è costruita da elementi mondani, i neuroni e i loro atti del tutto inconsapevoli per i neuroni stessi, perché dubito che un neurone abbia qualche coscienza degli impulsi che trasmette agli altri i neuroni.
ma la coscienza è insieme fuori dal mondo. È un punto esterno. Ciascuno di noi, in quanto è cosciente, dice ci sono io e c'è tutto ciò che mi circonda. E tutto ciò che mi circonda è un gran casino di roba perché include addirittura tutto l'universo. È una cosa che è così grande che non si sa dire dove finisca o che forma abbia. Per quanto delle ipotesi siano state fatte, ma sono soltanto ipotesi ancora astratte. Allora, per accorgersi del fatto che non sapremo mai nulla della cosa in sé, non serviva la neuropsicologia, perché Kant, senza nessuna psicologia e neuropsicologia, l'aveva perfettamente capito. Con i mezzi di cui disponeva alla fine del Settecento. Quindi la coscienza ha necessariamente una scienza del mondo. La coscienza vuol dire scienza con scienza, è questo che si chiama la coscienza. Necessariamente una scienza del mondo, ma anche una scienza di se stessa. In quanto mondana, però anche in quanto sovramondana, perché il soggetto della conoscenza non è l'oggetto della conoscenza. Quindi, se la coscienza rende oggetto di coscienza se stessa, si riduce a oggetto, ma così si riproduce sempre come un punto, come un attuante esterno all'oggetto, quando anche quell'oggetto fosse la stessa coscienza. Quindi è come se si riproducesse l'effetto narciso, diciamo così, anche per la coscienza. E allora è la coscienza di se stessa in quanto mondana. Non perché sia la funzione dei neuroni, come dice la neuropsicologia, ma perché tolta la coscienza viene tolto anche il mondo. Quindi la coscienza non è solo mondana, ma è addirittura al centro del mondo. Insomma, la coscienza è necessariamente tolemaica, sta al centro dell'universo, perché se voi togliete la coscienza, non togliete soltanto la coscienza, ma togliete con ciò anche il mondo. Quando, insomma, non eravamo nati, il mondo non esisteva per la nostra coscienza, anche se facevamo parte del mondo. Ma il mondo prende coscienza di se stesso soltanto nella nostra coscienza di esseri viventi. E questo è lo strabiliante prodigio. Se lo vogliamo dire miracolo, per esagerare, e al centro del quale ci troviamo in quanto esseri viventi coscienti. Insomma, se non c'è la coscienza, non c'è assolutamente niente. Ripeto, è banalissimo, no? Se voi dovete dire cosa vi ricordate di 100 anni fa, non vi ricordate proprio niente perché 100 anni fa non c'eravate. E fra 100 anni, anche temo un po' meno, non ci saremo e sarà la stessa vicenda. Quindi il mondo, tolta la nostra singola coscienza, scompare assieme alla nostra singola coscienza, come se la nostra singola coscienza fosse il centro dell'universo. È per questo che se mettiamo la coscienza sullo stesso piano del mondo, come la neuropsicologia fa necessariamente, ne facciamo una sorta di psicofisiche, ma in questo modo perdiamo la coscienza.
E questo in fondo l'errore che è stato fatto da Fechner, per esempio, prima di Freud, no? C'è un brano di Fechner che è stato tradotto nel giornale di bordo numero 4 e presentato da Luca Salvador, che vi consiglio di leggere. Ma in fondo anche Freud e anche Lacan hanno commesso questa sorta di dimenticanza epistemologica, dalla quale soltanto la fenomenologia, secolo scorso, ci dà qualche campanello di avvertimento. Naturalmente questo è stato per Fechner, Freud, Lacan e tutti noi psicanalisti. È anche un Felix Error, come si dice, perché questa riduzione ha prodotto un vastissimo campo di sapere che prima non esisteva minimamente, fra cui anche le neuroscienze. E quindi questo Error è Felix, perché non possiamo non farlo, come non possiamo accontentarci della confessione per sapere chi siamo. Eppure, nessuno di questi apparati, neuroni significanti, desideri, pulsioni, rimozione, sintomo e compagnia bella, basta a rispondere alla domanda che compie l'atto, che è la coscienza. Visto che la coscienza è un atto, per esempio dei neuroni, come dicono i neuroscienziati, allora chi è la coscienza? E questa domanda è tipicamente la domanda che nessuno psicanalista si è mai posto in vita sua. Quindi non cercate la risposta in Freud, o tantomeno in Lacan, perché no, non la trovate. E però questa domanda ha una sua dignità. È decisiva perché in fondo ci pone il problema del bene e del male, dei vizi e delle virtù, della libertà e della schiavitù, di quello che vogliamo e di quello che rifiutiamo. Insomma, ci pone la questione dell'eticità di quello che facciamo. Ed è per questo, se mi consentite, che la domanda chi sono è una domanda apocalittica. Cioè, finché viviamo, non possiamo rispondere a questa domanda, come dimostra Sant'Agostino. Se non come? Con i nostri atti, e con i nostri atti, e prendendo delle decisioni, facendo alcune scelte, che noi ci determiniamo nella nostra essenza di coscienza. E da questo punto di vista, il contributo che ha dato Gregorio Palamas è assolutamente fondamentale perché è stato l'unico a porre l'atto al centro di un'intera cosmologia, di un'intera etica, di un'intera politica, di un'intera teologia e compagnia bella. Allora, dicevo, la domanda chi sono è apocalittica, però a questa domanda nemmeno Cristo nell'Apocalisse dà una risposta. Perché quando, come vediamo nell'affresco di Michelangelo, in tutti gli affreschi simili, separa i buoni dai cattivi, quelli che vanno all'inferno e quelli che vanno nella Gerusalemme celeste, non è mica lui a giudicare. E questo non lo dico io, cito. Perché non solo c'è scritto non giudicate affinché non siate giudicati, poiché secondo il giudizio col quale giudicate sarete giudicati. Matteo 7,1. Quindi se dice non giudicate, non poteva mica giudicare lui. E poi in un altro passo, Giovanni 12, 47-50, c'è scritto: se qualcuno ha udito le mie parole e non le ha osservate, io non lo giudico. Infatti, non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo.
Chi disprezza me e non accetta le mie parole ha chi lo giudica. La parola, logos in questo caso, mentre prima era rema, cioè la parola pronunciata, che io annunciai, quella lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi mandò mi ha comandato che debbo dire e di che parlare. Quindi persino lui, colui che giudicherà nel giorno di giudizio, dice: mi ha mandato qualcun altro. E so che il suo comando è vita eterna. Quello dunque che io dico, lo dico come il Padre mi ha detto. E quindi alla domanda chi sono, non risponde neppure lui, che è niente meno che il Logos, la ragione o la parola, o il senso incarnato. E che pure essendolo dice di aver detto solo quello che gli ha detto papà, insomma, qualcun altro. Quindi ci deve essere assolutamente un motivo strutturale per questa non risposta. Allora, sta di fatto che noi, quando pensiamo, lo facciamo usando delle parole, che sono l'unico strumento che abbiamo per avvicinarci al concetto. Non che gli animali che non hanno le parole non pensino, è del tutto evidente che lo fanno, le sognano persino la notte, più o meno come noi. E però pensano in un modo che non ha nulla a che fare con la significazione. E quindi, per riprendere quello che diceva Finney prima, non ha nulla a che vedere con un giudizio. Gli animali, come i bambini, come i neonati, non sanno niente della significazione, quindi non possono giudicare, nel senso non ci sono giudizi. Se voi prendete un tralalera tralalà, un motivetto di una canzone o la quinta sinfonia di Beethoven, non ci trovate l'ombra di un giudizio dalla prima nota all'ultima. Ci trovate una montagna di senso. Allora, sta di fatto che le parole parèmata, per riprendere la parola come viene usata nel testo di Giovanni, le parole non sono la sostanza e possono ingannare. A noi servono le parole per giungere al concetto. Ma il concetto, che è il significato delle parole, non dipende dalle parole. Perché questo è uno degli enigmi della filosofia o della gnoseologia, che è sempre stato un enigma attorno al quale tutti i filosofi si sono sempre arrovellati. Ed è per questo che non si può mai dire tutta la verità, come giustamente insiste nel dire Lacan. Lo stesso essere è un atto, e perciò quando si dice che qualcosa è, si dice che si manifesta, che si dona. Ma lo si dice dal punto di vista di una permanenza e non dal punto di vista dell'atto, perché l'atto lascia un deposito di memoria, una sorta di permanenza. E qui è che interviene l'elemento della scrittura, della traccia amnestica. Ed è proprio per questo che si dice che chi ha vinto alle Olimpiadi è un campione, è come se vincesse la corsa per tutto il tempo perché l'ha vinta una volta sola. È del tutto evidente che lo si dice che è un campione semplicemente perché si crede che ad aver corso è stato proprio lui e che lui permane lo stesso che ha vinto. E questo, francamente, bisogna dire che in un certo senso è vero, perché Mennea era un campione e io non sono fatto un campione, evidentemente, perché non ho mai fatto una corsa in vita mia. E però in un altro senso non lo è.
Quindi chiedersi questo chi sono significa chiedersi, al di là di tutti i miei atti, che cosa permane di me? Ed è per questo che è la domanda è apocalittica, come dicevo prima. E qui le strade si separano perché dinanzi a questo, che cosa permane di me? E c'è chi dice niente, e c'è chi dice, per esempio, l'anima immortale. L'anima immortale viene intesa, era già immortale per Platone, che era addirittura immortale prima ancora che nascessimo. E quindi la cosa non dipende affatto dal cristianesimo, che all'inizio non credeva affatto nell'anima immortale, ma nella resurrezione della carne, che è tutta un'altra faccenda. Allora, fra queste due ipotesi, mi pare che non ci sia una grande scelta, e questa sera voglio provare a fare una. Proporre una terza risposta e a rispondere che se noi ci chiediamo chi sono, allora possiamo rispondere il corpo immortale, che non è chiaramente una risposta molto abituale. Voglio dire che posso sembrare da ricovero perché metto assieme. È un sostantivo e un aggettivo che solitamente sono totalmente opposti. Quindi vi spiegherò, proverò a spiegarmi la volta prossima e poi l'ultima volta che ci vedremo nel seminario, in che senso dico questa specie di paradosso. Che francamente credo che non sia affatto un paradosso come sempre. Insomma, forse spiegarlo è un po' complicato, ma capirlo non è affatto difficile. Intanto un primo indizio di questo corpo immortale lo trovate in quello che dicevo prima, quanto all'Apocalisse, nel dogma della resurrezione della carne. Tuttavia, un indizio non è una prova, per così dire, a proposito del giudizio e del giudice. Una prima approssimazione forse è questa. Noi non siamo una permanenza, ma siamo piuttosto una apertura. Come vi garantisce, se non altro, il fatto che siamo mortali. Ed è per questo che siamo un'apertura e che siamo mortali, che siamo anche liberi. Ma sul tema della libertà non vi rompo i timpani perché ve l'ho rotto già abbastanza un'altra volta, in un altro seminario. Allora, come possiamo intendere questa apertura? Apertura dall'idea di qualcosa che ha a che fare con l'atto, no? È qualcosa che si apre. Non è un'apertura come la porta che sta lì aperta e ci passiamo attraverso. L'apertura ha piuttosto a che fare, per esempio, con lo schiudersi dei fiori. E faccio questo esempio non a caso. E quelli che sono venuti qualche volta nel mio studio sanno che c'è un giardinetto fuori, no? Ci sono delle rose. E queste rose, adesso che siamo in marzo, incominciano a germogliare, e poi quando sarà la fine di maggio saranno uno splendore di colori assolutamente spudorato. Allora, per quanto il fiorire delle rose faccia parte del normale sviluppo o corso delle cose, perché ci sono 100.000 motivi che giustificano il fatto che a un certo punto le rose fioriscano, le rose come tante altre piante naturalmente, ma le rose sono un po' caratteristiche per tutto il mito della rosa che ci sta dietro. E resta il fatto che questo fiorire delle rose ha sempre un aspetto che pare miracoloso.
Perché le rose sono belle per noi che le guardiamo e fra l'altro sono tutte diverse una dall'altra. Ci sono rosse, bianche, gialle, eccetera, ma ciascuna rosa è diversa dall'altra, come ciascuno di noi è diverso da 7-8 miliardi di esseri umani che circolano sul pianeta Terra. E però le rose hanno questo inconveniente che sono passeggere. La fioritura delle rose, se tutto va bene, dura un mese e mezzo, 2, a meno che non faccia una cozzona e le povere rose le ammacca tutte quante. Se però noi diciamo che le rose sono belle, è perché ci accorgiamo che nello schiudersi della rosa c'è un sovrappiù. Tenete conto, un sovrappiù come la nostra coscienza è un sovrappiù. Quindi cominciate forse a intendere il termine del paragone. Insomma, pure le rose sono un'apertura. Un'apertura periodica perché si produce ogni anno in primavera, secondo condizioni climatiche, eccetera, eccetera, dal terreno e così via. E però questa apertura è sempre un qualcosa in più, un qualcosa di prodigioso. Allora, magari anche uno scarafaggio è bello, però a noi pare brutto perché abbiamo rimosso il piacere. Ma a modo suo, persino lo scarafaggio è un sovrappiù. La vita stessa è un sovrappiù. In fondo, se ci chiediamo a che cavolo serve la vita, non serve proprio niente. Serve l'unico effetto della vita, che forse ha qualche importanza, è la coscienza di ciascuno di noi. Allora, le coscienze hanno un privilegio che sono le uniche cose esistenti nell'universo che si vedono insieme nel mondo e fuori dal mondo. Questo è un dato di fatto. A quanto ne sappiamo, ripeto, è un quadro unico. Magari non è vero, esiste su qualche pianeta qualche ET che funziona più o meno come noi. Però non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai perché questi posti sono così lontani che non ci possiamo arrivare. Non ci possono arrivare manco loro se non sono, se non hanno risolto il problema della relatività, cioè come superare la velocità della luce. E insomma, poi non è un caso, no, che nel XX secolo sia nata la fantascienza. Alla fine dell'Ottocento. Allora, mi è venuto a mente un episodio piuttosto buffo che adesso vi racconto. Un giorno ero a Milano e qualcuno mi mostrò un Corriere della Sera dove in prima pagina c'era un titolone: Sono arrivati, cioè, in Piazza del Duomo gli ET. ET non è Edelman Elettroni, ma gli extraterrestri. Cavolo, sembrava proprio il Corriere della Sera, edizione straordinaria. Naturalmente no, non era vero, no, perché non era il Corriere della Sera, era un giornale umoristico che imitava altri giornali, però questa volta lo scherzo era riuscito piuttosto bene. E perché avevo un piede inquietante, non vi nascondo che per un istante ho dubitato che fosse vero questa cosa, qui, prima di accorgermi che il giornale era uno scherzo. Allora, in fondo, agli extraterrestri ci crediamo tutti quanti, almeno un poco, se no la fantascienza non sarebbe stata inventata. E perché la fantascienza è l'equivalente industriale della magia nei poemi cavallereschi o degli dei dell'Olimpo nell'Iliade. Tutti sappiamo che potremmo non essere l'unica specie ad aver vinto un miliardo di lotterie. No?
Perché ci sia la vita su un pianeta ci vogliono tutta una serie di condizioni complicatissime, e perché la vita elabori una coscienza ci vogliono altrettante condizioni complicatissime, e perché la coscienza produca un linguaggio ci vogliono altre condizioni ancora. Noi tutte queste lotterie le abbiamo vinte, e però con l'unico inconveniente che il capitale che abbiamo guadagnato lo perderemo molto rapidamente. Comunque, nonostante ciò, ciascuno di noi può dire: ebbene, ci sono io e poi c'è l'intero universo. Vedete quanto è discordante il io, una robetta minuscola che appena si vede, e l'intero universo è una cosa immensa, che però non si vede affatto, perché l'universo non si vede se non in questa robetta minuscola che è la nostra coscienza. Allora, per tornare alle rose dopo questo giro per la fantascienza, le rose sono belle perché ciascuna è l'effetto indeterminato, cioè libero, di una lunghissima serie di determinazioni, la terra, il clima, il sole, l'ossigeno, eccetera, eccetera. E poi d'un tratto, ecco, spunta la rosa. Ed è come quando spunta la nostra coscienza, è una specie di prodigio. Perché potete fare la somma di tutte le condizioni, ma non avrete la rosa. Come se la storia dell'universo non avesse altro scopo che quello di far apparire quella rosa. Naturalmente potrebbe essere anche un altro fiore, per libera scelta, vedete. E come se, insomma, la singola rosa fosse un'apertura in cui si manifesta per la prima volta qualcosa che nell'universo non c'era. E questo è l'aspetto prodigioso. Naturalmente potreste dire che è un errore prospettico perché le rose sono belle per noi. Probabilmente le rose mica lo sanno, anche se io credo che qualche larvato sospetto ce l'abbia. Gli animali, gli uccelli, per esempio, sanno di essere belli e sanno anche qualche volta di non essere abbastanza belli per vincere la concorrenza. Ma sorvoliamo su questi aspetti biologici. Però in definitiva possiamo giungere a questa conclusione, che non, se non ci fossi io che vedo la rosa, non ci sarebbe nessuna apertura della rosa. E quindi, in fondo, l'unica rosa nell'universo sono io. Questo io, mentre sono io, Pinco Pallino, ma è ciascuno di tutti gli esseri umani. E non per quello che permane di me, ma per quello che, attraverso questo qualcosa di enigmatico che è l'apertura, creo, o quantomeno si crea attraverso di me, qualche cosa che prima nell'universo non c'era. E la conseguenza di questo ragionamento è che l'unico Dio creatore, della cui esistenza, in quanto coscienti, siamo totalmente certi perché coincide questa certezza con la nostra coscienza, e ciascuno di noi. Ed è per questo che Cartesio diceva cogito ergo sum, non diceva cogito ergo est o estis o sunt. E quindi, paradossalmente, ciascuno di noi è insieme alla rosa, è la mia, tra virgolette, coscienza che la vede. E se togliamo me, però togliamo anche la rosa.
Ci sono due versi di Angelus Silesius, no? Che sono piuttosto graziosi, notevoli da questo punto di vista, quando dice: la rosa non ha perché, fiorisce perché fiorisce, non si cura di sé se la si percepisce. Cioè è un puro donarsi, è una pura apertura. Queste cose, Angelus Silesius, che era un tizio della Slesia che fra l'altro ha studiato a Padova da giovane, e scriveva nella seconda metà del 600. Allora, a questo punto, i miliardi di anni che sono serviti all'universo per scaturire dal Big Bang e i miliardi di galassie che ci sono diventano solo l'occasione del mio meravigliarmi della rosa. E quindi, come dire, che possiamo vedere le cose anche all'incontrario, non vedere l'universo e noi che siamo passeggeri nell'universo, ma vedere noi come il centro dell'universo e l'universo come qualcosa di assolutamente passeggero. In fondo, anche per la fisica, possiamo pure dire che la Terra è al centro dell'universo, come credevano persone tolemaiche. In fondo, siccome nell'universo tutto si muove, per descriverlo si può prendere un punto a libera scelta, che nulla esclude che possa essere il nostro pianeta. E se ci fate caso, soltanto la luce si muove a priori, e cioè si muove rispetto a qualunque punto di riferimento. E perché mantiene la stessa velocità sia rispetto ad un altro corpo che si muove nella stessa direzione, e sia rispetto ad un altro corpo che si muove nella direzione contraria. Alla luce degli altri corpi non gliene frega assolutamente niente. E anche questo è un qualche cosa di in qualche modo prodigioso, no? E perché potremmo anche dire che V, la letterina con cui la velocità della luce è rappresentata nella formula di Einstein, non è poi la velocità della luce, ma la velocità dell'universo rispetto alla luce che sta ferma. Da un punto di vista logico, niente ce lo impedirebbe, perché nella matematica e nella logica tutti i movimenti sono perfettamente reversibili, e purtroppo nella realtà delle cose non sono reversibili, quindi noi sappiamo che il tempo passa e noi prima o poi scatteremo e non possiamo mica tornare indietro. Platone una volta elaborò un mito del tempo che andava all'incontrario, no? Per cui si nasceva vecchi e si moriva bambini. E non è un caso che l'abbia pensato questo mito. E quindi quando si dice che tutto è relativo, beh, in un certo senso è proprio vero che tutto è relativo, eccetto qualche cosa, che l'apertura che siamo noi davanti alla rosa. Sappiamo dall'evoluzione che siamo il risultato di miliardi di contingenze e che per esistere abbiamo vinto miliardi di lotterie senza saperlo, alcune delle quali riusciamo anche a rendere trasmissibili, per esempio geneticamente se abbiamo dei figli, oppure culturalmente se compiamo delle opere che abbiano qualche permanenza. Però nella genetica né i neuroni né le parole bastano a dirci chi siamo. Il fatto è che questa domanda, che sembra scema ma non lo è affatto, non possiamo rinunciare a porcela. Perché, insomma, rinunciare a porcela vorrebbe dire buttare via tutte le lotterie e sprecare la nostra ricchezza. La nostra ricchezza, che è prodigiosa, ricchezza di ciascuno di noi, di essere in qualche modo l'unica coscienza dell'universo.
diversa. Dico l'unica perché io non posso entrare nella coscienza tua come tu non puoi entrare nella mia, quindi ciascuno di noi è fottutamente solo con tutto l'universo, anche tutto il genere umano, se volete, che fa parte dell'universo, non fa parte di noi. E il fatto è che chiederci questo chi sono è il corrispettivo della meraviglia dinanzi alla rosa appena sbocciata. In quanto apertura siamo chiamati a pensare l'impensabile. E l'impensabile siamo prima di tutto noi con la nostra coscienza. Allora, per riprendere quello che diceva quindi prima sul giudizio, è chiaro che quando noi facciamo gli psicanalisti è doveroso per noi non entrare nel merito della domanda chi sono rispetto agli altri, possiamo porcela solo rispetto a noi stessi. E non rispetto a noi stessi come nihilisti, perché chi siamo come nihilisti, grazie a quel marchingegno che si chiama Transpert, lo decidono gli analizzanti, non lo decidiamo noi. E però tutto sommato la psicanalisi è solo uno dei tantissimi strumenti logici che noi abbiamo a disposizione, opportuni in certi casi, ma non in tutti. E se vogliamo capire perché in questo momento ci sono le guerre in Ucraina e in Israele, la psicanalisi francamente non ci serve proprio niente. In un certo senso potrei dire che non chiederci chi sono i nostri analizzanti rientra benissimo nel quello che i Vangeli chiamano l'amore del prossimo, cioè nel rispetto del divieto di giudicare. Dire Tizio è un ossessivo e Caia è un'isterica, alla fin fine diventa puro razzismo. Dovremmo dire invece, casomai, Tizio non riesce a compiere liberamente il suo atto perché ha una nevrosi ossessiva o perché ha un'isteria, compagnia bella. Vedete che non è la stessa cosa. Perché la patologia è un ostacolo all'atto. Ma la patologia non viene mica dalla coscienza, anche se la invade e la determina totalmente. E del resto la coscienza è una cosa fragilissima, basta un piccolo danno meccanico perché si inceppi o scompaia. È come che sogna l'anestesia nel coma, per non parlare della morte, perché allora scompare per sempre. Allora, la psicopatologia è una patologia della coscienza? Freud rispondeva di no, anche Lacan risponde di no. La coscienza non ha patologie, in quanto coscienza è sana per definizione, anche se ce l'ha uno psicotico che crede di essere Napoleone. Se si inceppa la coscienza è perché si ignora. Quindi, insomma, un po' di coscienza ce l'abbiamo tutti e non possiamo prendere le misure con il metro di chi ne ha di più e chi ne ha di meno. E quindi è un qualcosa di assoluto. Po' di coscienza ce l'hanno anche gli scarafaggi e le piante. Ma la coscienza nel senso più autentico è sicuramente merce rara. E non sappiamo, possiamo mai dire chi ce l'ha. Possiamo saperlo solo di noi stessi, almeno nella misura in cui ci interroghiamo su noi stessi, chiedendoci, per esempio, chi sono. Insomma, nella misura in cui cerchiamo di pensare l'impensabile.
quindi di superare i limiti della coscienza. E di superarli verso l'alto, come fa la filosofia, e non verso il basso, cose che le neuroscienze fanno benissimo, ma anche se fingono che basti perché la coscienza coincida con se stessa. Bene, io ho finito per questa sera. Come al solito abbiamo un po' di tempo per rispondere. Per rispondere, nel senso di per chiacchierare. Prego. Non mi sembra di aver detto cose particolarmente spaventose. Volevo chiedere una cosa a Finizia, se è possibile. Nel senso che prima parlava di atto etico e di atto patologico, ma l'atto patologico mi par di capire, magari voglio un attimo capire meglio. L'atto patologico ne è un atto al negativo, cioè non c'è. Ho capito male? È una negazione dell'atto. Rispetto all'atto etico, riferimento all'atto patologico, in riferimento anche alla concettualizzazione che fa Perella, no? Rispetto al desiderio etico, al desiderio patologico, nel momento in cui è in relazione appunto con i quattro modi del dir di no Sì. che ho esposto, tale per in qualche modo sì, l'atto patologico diventa una negazione rispetto all'atto etico, ma comunque ha a che fare con come dire, quell'agire nel discorso della patologia. È l'atto mancato che tipo Patologico. sì, ma no. Anch'io non sarei tanto sicuro che un atto possa essere patologico. Sì, è un po' un paradosso perché appunto negando se stesso che atto è. E bisognerebbe forse introdurre quella distinzione che avevo fatto una volta tra l'atto e l'attuazione, che poi è tratta pari pari da Gregorio Paramassi, cioè l'atto è libero e quindi è etico. L'attuazione può non esserlo assolutamente. Sono Burocrazia. sì, burocrazia. Adesso che mi dici, mi viene da pensare, no, tutto il discorso che riguarda la perversione. Nella perversione c'è proprio un come dire, compiere degli atti che il soggetto perverso crede di compierli anche liberamente, cioè quando appunto parla rispetto al suo godimento, lo fa a partire da una posizione nella quale egli stesso crede di poterlo fare in una piena libertà. Cioè, mi è capitato anche, diciamo, seguendo qualcuno in questo periodo che si pone in una situazione di questo genere, nel momento in cui descrive appunto questi atti, tra virgolette, perversi,
Fa partire da una supposizione veramente di sapere nel quale lui è assoluto, cioè è in una posizione assoluta rispetto al godimento, rispetto al sapere e rispetto anche all'analista. Eh sì, è perciò che la perversione sono cavoli acidi per la psicanalisi. Sì, Ma è anche Finizia è fortunata che ha avuto qualche perverso, perché no, non è così comune che un perverso vada in analisi. La sa meglio di noi lui com'è la faccenda. sì, infatti, cioè, lì è proprio come descrive Perrella, perché veramente ho trovato una corrispondenza proprio incredibile. Credo che lì dipenda molto anche dall'altra parte dell'io, quanto ci sia Certo. e quanto riesca in qualche modo anche senza saperlo a supportare la parte perversa. Mi sento di dire questo perché. Sì, non è che uno è solo perverso, fortunatamente, se no non serviremmo proprio a niente. Non so, mi verrebbe da usare rispetto all'atto patologico, verrebbe da usare l'espressione caricatura di atto, cioè una sorta di, non è un atto in senso proprio, ma una caricatura dell'atto. E volevo chiederti due cose, Ettore. Una è, cioè, più che chiedere, così riflettere insieme su due questioni. La prima è l'insieme delle combinazioni che fa sì che una coscienza si produca, no? La loro sostanziale quasi impossibilità, no? Da cui scaturisce l'unicità di ciascuna coscienza, no? Ecco, si somma una tale quantità di impossibilità che sembra colorire il manifestarsi della coscienza come di una coloritura di un aspetto necessario, cioè è talmente impossibile che un soggetto venga dall'esistenza che sembra quasi che sia necessario, cioè che non sia un caso in sostanza che sia venuto Ah, sì. all'esistenza. Beh, questa è l'interpretazione platonica, cristiana, eccetera, no? Che poi, se già il fatto che un soggetto, diciamo, chiamiamolo così per comodità, venga alla coscienza, no? E il fatto che poi diverse coscienze si uniscano, si coalizzino, producendo letteralmente una cum scientia, cioè una cum plurium scientia, cioè il fatto che diversi soggetti condividano la coscienza di uno stesso spazio, di uno stesso tempo, è ancora più miracoloso e impossibile. Temo però che questo miracolo non si produca mica tanto, perché la coscienza non si può condividere. Si possono condividere gli atti, le conseguenze degli atti, i linguaggi, gli spazi, le culture, le religioni, però un soggetto e l'altro non si può telepatare, non c'è nessuno che possa entrare telepaticamente nella mente di un altro. Freud, fra l'altro, tendeva a crederci un pochettino nella faccenda della telepatia, però insomma mi sembra un po'. Però le coscienze riescono a condividere qualcosa tra loro, cioè in termini, cioè hanno degli oggetti di coscienza che condividono, cioè noi stiamo condividendo degli oggetti di coscienza. Sì, però resta il fatto che, come dicevano i neuropsicologi, che quindi sono immuni dalla psicanalisi, in fondo quello che noi condividiamo con gli altri soggetti, per esempio gli altri esseri umani, in fondo è soltanto un delirio condiviso. Perché quello che noi vediamo, sentiamo,
tocchiamo, eccetera, in realtà non esiste. Sì, ma allora è un delirio condiviso anche condividere un insegnamento, Ettore. Infatti l'insegnamento non si condivide. Si condivide per esempio l'ambiente, adesso io ho l'aula, c'è l'aula degli studenti e c'è l'insegnante che insegna, ma l'atto dell'insegnante che insegna è reinventato da ciascun singolo studente. E se no sarebbe una specie il sapere si riverserebbe automaticamente, il che non è mai avvenuto. Perché l'insegnamento funziona soltanto quando l'allievo reinventa. È l'effetto dell'atto dell'insegnamento che non è condivisibile. Sì, certo. Ma l'effetto dell'atto dell'insegnamento è che ciascuno che è insegnato assume quell'insegnamento come suo. Che so io, il professore insegna storia della Rivoluzione francese e uno si ricorda che la Rivoluzione francese è stata nel 1789. Dopodiché questo 1789 diventa parte di ciascuna coscienza, ma non è che si è mai riversata questa conoscenza dalla parola di uno alla testa di un altro. Io, se posso, volevo fare qualche osservazione sul Perrella tolemaico, cioè del... Non ero tolemaico, lo so benissimo. Ah, no, cioè è un'osservazione all'atere, nel senso che non parlo come analista, parlo come architetto, quindi interessato alla faccenda della rappresentazione. E nel suo discorso c'è una parte importante relativa alla rappresentazione, magari come metafora, ma il discorso sull'apertura della rosa, sulla bellezza, ci sono tanti elementi. Allora, io è un discorso, ripeto, non parlo come psicanalista, che non sono, ma come architetto, che purtroppo è dovuto restare per 40 anni e passa iscritto a un ordine. Perché gli psicanalisti forse se la cavano meglio, ma noi non possiamo sfuggire. Vabbè, è un altro discorso. Allora, che cos'è al centro dell'architettura? Lo spazio. In effetti, lo spazio non è rappresentabile. Noi possiamo fare tutte le prospettive che vogliamo, possiamo ricorrere ad altri strumenti, assonometrie, eccetera, ma lo spazio in sé non è rappresentabile. Per questo lo paragono un po' all'oggetto A di Lacan, che non è rappresentabile, non c'è allo specchio, non si vede, non si può dire. Però il mondo ha bisogno di rappresentazioni e vuole le sue prospettive. Io in 40 anni non potrei mai aver passato un mese senza pensare alle prospettive che tutti vogliono. Il mondo vuole rappresentazioni, però al tempo stesso questo spazio non possiamo rappresentarlo, ci sfugge. E forse anche nella mia associazione, nel discorso di Perrella, che ha ricorso, ha dovuto ricorrere ad elementi spaziali, alla bellezza, per indicare qualcosa relativo a un'apertura, però diciamo che è metaforico perché nasconde qualcosa che è al di là del rappresentabile. E questo mi torna, poi sono d'accordo con le ultime considerazioni sulla coscienza, che è singola. E che questo spazio per il singolo che vive in ogni interno e tutto è interno, è comunque indicibile. E questo che dice sull'architettura è molto interessante, perché gli architetti creano uno spazio, però lo creano modificando i limiti di questo spazio. E al tempo stesso non lo possono rappresentare, perché noi possiamo solo vivere l'architettura. In una chiesa possiamo solo entrare, ma se io rappresento o la prospettiva o i prospetti o tutto quello che si vuole, mi sfugge
quell'elemento spaziale che pure sento. E questo è un problema però che si è posto con quegli architetti che sapevano benissimo di non poter vedere il compimento dell'architettura che è cominciata. Per esempio Michelangelo quando ha progettato San Pietro, oppure Gaudì quando ha progettato la Sagrada Famiglia. Infatti Gaudì volle erigere la facciata secondaria, quella che si chiama la facciata della Natività, se non vado errato. E quando era ancora in vita, così avrebbe convinto i posteri a completarla. E di fatto ci è riuscito perché, insomma, ancora non hanno finita, però continuano a lavorarci. E l'architettura ha un che dell'apertura, almeno se la grande architettura, se è un semplice appartamento. Però l'apertura fa parte dell'architettura, no? Perché se Pensato, solo che no, poi non apriamo la descrivi. porta delle finestre Noi possiamo descrivere poeticamente, parecchi tipo del. Ruskin l'hanno fatto, però sono discorsi letterari, ma nulla a che vedere con lo spazio. Possiamo, è vero, dobbiamo ricorrere a qualcosa di rappresentativo, anche fosse poetico, letterario, quello che si vuole, ma non lo possiamo toccare, non lo possiamo solo vivere. Sì, ma i grandi architetti poi, mi viene in mente Borromini, no? Che se io la cupola di Sant'Ivo alla Sapienza a Roma, no? Che è proprio una specie di eiaculazione dello spazio interno che viene fuori attraverso quella spirale. L'architettura compie questo miracolo di far durare l'apertura per qualche secolo, se tutto va bene, no? Se nessuno la tira giù. Vorrei dire qualcosa sulla questione della metapsicologia. È Prego. evidente a tutti noi che pratichiamo che la metapsicologia è stata importantissima. E io mi sono sempre chiesta che c'è di particolare. Allora vorrei proporre questo pensiero. In fondo, la metapsicologia freudiana perché non è uguale alla psicologia in generale? Perché è in rapporto a una pratica. Senza la pratica non ci sarebbe la metapsicologia freudiana, così vale per la metapsicologia lacaniana, anche se Lacan non la chiama così di fatto, lo è un pensiero che parte dalla pratica e tenta di teorizzare. Secondo me funziona perché è uno snodo di ognuno tra il praticare e il pensiero. E in questo senso è tanto utile avere più metapsicologie che ti fanno vedere le differenze, proprio perché non essendo la forma di un movimento, questo movimento è sostituito dallo snodo che pratica chi studia. E Ecco, però quindi. effettivamente il movimento, mi viene da dire in base a quello che diceva lei, anche nello schema fisso, ce lo impone quello che guarda lo schema. Quindi Certo, è anche vero. l'architettura sta ferma, e però Certo, nello l'architettura. stesso senso, senza dubbio. Questo voglio dire quindi che ci potrebbe essere una grande differenza tra, per esempio, la neuropsicologia, così come ne stiamo parlando, e una metaneuropsicologia come quella che aveva e che ha nei suoi scritti Maria Vittoria Rinaldi, che è una neuropsicologia fatta di questo snodo etico di avere un proprio pensiero sulla propria pratica. E quindi quella è già un'altra forma di neuropsicologia ed è
E mantiene questo passaggio etico che è l'atto del soggetto che si muove rispetto ad un altro, che si muove all'interno di una pratica, anche una pratica riabilitativa, ha questo valore etico e produce formazione del soggetto dall'altra parte, che può fare solo il soggetto. Nessuna riabilitazione funziona se non perché il soggetto si vuole riabilitare e quindi ha questo schema. Dopo volevo dire un'ultima cosa. Allora, nella prima introduzione agli scritti di Palamas, a un certo punto lei dice, lo riassumo, in fondo, ma che lo leggo che faccio presto, no? Ok. E quindi le significazioni e i concetti non designano delle essenze astratte, ma degli atti. Questo consente in effetti di comprendere facilmente che la natura ontologica di un ente viene costruita attraverso le sue manifestazioni e quindi non si manifesta mai direttamente. E poi questa è la cosa che mi interessa. In termini simili, se vogliamo, all'analitica trascendentale di Kant, ma con un fondamento teologico che rende superflua la nozione di cosa in sé. Quello che voglio dire è che la questione dell'apertura rende superflua la nozione di cosa in sé. Assolutamente. Perché questo è. E questa è, diciamo, la posizione, il modo in cui noi possiamo, e mi voglio rifare al bellissimo lavoro che ha fatto Finizia, la questione dell'apertura rende il pensiero sull'apertura, ci dovrebbe far, diciamo, riprendere la questione. Di che cosa significa che vengono ad essere per la prima volta le funzioni? Perché noi quando ragioniamo, ragioniamo su funzioni che già sono nate, la funzione linguistica, la funzione cognitiva. Il modo in cui vengono ad essere per la prima volta le funzioni sta in un'apertura. Tutte le possibili patologie partono da quando questo tipo di apertura, che è più o meno assoluta mano a mano che ci si avvicina all'inizio della vita, si concludono all'interno di questa cosa nuova che comporta questa coscienza che sa di essere attraverso il linguaggio in questo modo particolare. E lì si apre la zona del peccato e si apre la zona della patologia. Quindi, in questo senso, io non sono mai stata d'accordo, non lo sono neanche adesso, che noi possiamo riferire l'origine delle patologie dell'adulto a questo sistema di età riguardante la prima parte di vita del bambino. Credo che le patologie dell'adulto si incominciano a intravedere, volendo restare bassi con l'età, e tutte intorno alla questione edipica. Prima della questione edipica, secondo me, parlare di questo aggancio, non saprei adesso articolarlo bene, ma credo che sia un controsenso. E questo era per riferirmi a questa questione che da sempre si pone all'interno della psicanalisi, qual è il rapporto tra l'infanzia e l'età adulta? E perché Freud insiste che la nevrosi dell'adulto nasce nella nevrosi del bambino? Bambino. Ha a che fare con la nevrosi del bambino? Secondo me, nel punto in cui si apre una metapsicologia che si fondi, anche se non si può descrivere, che si fondi sull'atto, appare che questo rapporto tra l'infanzia e l'età adulta ha un punto di cesura
dalla quale nasce poi questo punto di coscienza che anche ha dentro il peccato. Senza questa cesura, noi non possiamo sapere perché è così importante l'infanzia. L'infanzia è importante perché di fatto c'è una cesura netta e lì c'è l'origine. Noi come adulti ne possiamo parlare, come lei giustamente dice, solo come un mito. Ma noi ne possiamo parlare come un mito, ma l'infanzia in se stessa non è un mito, è una Certo. realtà. È perciò che la rosa può apparire bella, perché anche la rosa è una realtà. Certo. Va bene. C'è altro? Beh, sono le 10, 7, 7. Va bene, se non ci sono altre questioni, ci vediamo la volta prossima. Va bene. Grazie, grazie. 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 Grazie.